Stanchi del classico pandoro? Io sì, quindi mi sono inventato qualcosa di particolare. Faremo un pandoro a forma di riccio farcito con crema pasticcera. Ingredienti: un pandoro, il suo zucchero davvero, quello che trovate nella confezione, tre confetti ricoperti di cioccolato marroni, o scelti marroni, cacao in polvere e alcuni di Mikado ricoperti sempre di cioccolato. Io ho fatto la crema, una crema pasticcera classica, ora vi faccio vedere come, che andrà a farcire il nostro appunto pandoro. Allora, guardiamo come si prepara la crema e poi andremo ad assemblare questo fantastico e divertentissimo pandoro. Allora, eccoci alla preparazione della crema pasticcera. Ci servirà 1 litro di latte intero, zucchero, farina, una bacca di vaniglia e i rossi delle uova. Poi vi metto tutte le quantità esatte sotto nella descrizione. Iniziamo subito facendo scaldare il latte. Ok, il latte l'ho acceso insieme a circa metà dello zucchero, più o meno, ok, e alla bacca di vaniglia. La bacca di vaniglia come si prepara? Semplicemente si stende, si apre in due per tutta la lunghezza con un coltellino, dopodiché con il dorso del coltello si fa questo movimento, così tutti i semini, vedete, rimangono nel coltello e si mettono dentro. Stesso discorso per l'altro lato. Ok, per avere maggiore apporto aromatico io butto dentro anche i due baccelli che poi dopo leverò. Allora, mentre il latte scalda, perfetto, prepariamo il resto della crema. Allora, dobbiamo setacciare la farina, sempre, setacciare sempre la farina quando si fanno le preparazioni dolci. Ok, poi ci mettiamo le uova, perfetto, e lo zucchero. Allora, non vi preoccupate se verrà una sorta di palla in questa maniera qua, perché adesso andremo ad aggiungerci un po' di latte caldo che abbiamo qui, poco per volta. Ok, allora il composto è abbastanza omogeneo. In questa fase è fondamentale non fare grumi, perché sennò poi dopo si diventerà grumosa la crema. Aggiungo un altro po' di latte, sempre caldo, poco alla volta, così, e incorporo il tutto. Questo passaggio è fondamentale perché le uova non inizieranno a cuocere in maniera violenta, quindi non rischieremo di farle impazzire. Cosa vuol dire quando l'uovo è impazzito? Vuol dire che si slega dal resto del composto, quindi l'uovo da una parte è grumoso per cavoli suoi e il resto del composto da un'altra. Ok, in questa maniera evitiamo proprio questo rischio. Allora, ce ne metto un altro po'. Io non ho messo limone nella crema perché la preferiamo così in famiglia. Se vi piace mettete pure una scorza di limone, così come abbiamo fatto con le bacche, poi dopo tanto vengono levate. Ok, vedete com'è fluido, deve essere proprio liquido. Allora, mentre qui continuo a girare, recupero i due baccelli di vaniglia che non servono più. Ok, e continuo a fare questo composto. Allora, ce lo unisco tutto in questo modo, mescolo e poi trasferisco tutto nella padella. Adesso non va abbandonata, fuoco abbastanza basso, e continuiamo a mescolare con la frusta affinché non si sarà un po' addensata. Allora, inizialmente la crema vedrete che sulla superficie ha una schiumettina, ok? Via via che si addensa questa schiumettina sparirà, quindi capiremo oltre al contatto che la crema si sarà cotta perché non ci sarà più questa schiumettina in superficie. Assaggiatela comunque
prima di levare dal fuoco, perché non deve sapere di farina, altrimenti è cattiva e perché la farina non si è cotta correttamente. Quindi basta continuare a girare così per qualche minuto. Ok, sono passati 6-7 minuti. Come vedete adesso è molto più densa, non ha nessun tipo di grume, di grumo, non so come si dica nel singolare. Comunque buona, la farina è praticamente cotta. Mentre finisco di farla addensare un attimo, vi do un consiglio: qualora circa a metà cottura vedeste la presenza di grumi grossi che non riuscite a sciogliere con la frusta, prendete un frullatore a immersione, un mini pimer, e qui lo passate proprio bene bene dentro fino a sciogliere tutti i grumi prima che si sia addensata, perché poi dopo è troppo tardi. Comunque, se farete quel trucchetto di fare l'impasto prima e allungarlo poi piano piano con il latte caldo, vedrete che non avrete bisogno di nessun tipo di accessorio, così come non abbiamo messo nessun addensante, semplicemente la cottura delle uova e della farina. Ok, allora vi consiglio anche di lasciarla leggermente più liquidina, perché questa di solito si usa fredda, comunque a temperatura ambiente, quindi continuerà un po' a tirare, per cui a meno che non vi serva proprio per qualche motivo proprio densa, vi consiglio di lasciarla, diciamo, ecco, così, un pochino più liquidina. Questa poi va fatta raffreddare a temperatura ambiente, coperta fino, cioè, al raffreddamento. Dopo un po', quando è, diciamo, non ancora proprio calda, volendo potete mettere della pellicola a contatto, va bene, in maniera tale che non si formi quella patinina, quella pellicina che spesso si forma sopra la crema, oppure ogni tanto la girate e risolvete in questa maniera il problema. Io non mi piace molto metterci la pellicola sulle cose calde specialmente, quindi preferisco di tanto in tanto girarla. Poi quando è completamente fredda, se non la usate subito, ovviamente conviene metterci un po' di pellicola. Ecco, siamo arrivati ad essere alla densità corretta. Assaggio. Perfetta. Spengo e copro e lascio raffreddare. Ogni tanto la giro sempre con la frusta, quindi ci vediamo dopo. Allora, iniziamo a tagliare il pandoro. Lo tagliamo a metà, facendo attenzione di non andare a diciamo tagliare uno di questi di queste parti in rilievo, ok? Quindi taglieremo tra due di queste. Ora vi faccio vedere come magari si capisce meglio. Così, ok? A questo punto cosa facciamo? Lo stendiamo e facciamo delle fette un po' spessine, come se dovessimo servire il panettone, diciamo, in maniera normale. Ok, e facciamo la stessa cosa anche con l'altra parte. Ok, allora io qui ho un bellissimo vassoio di portata, appoggio un secondo qua il panettone, ok, e mi occupo della testa. Fare così, si fa un triangolo tagliando via, diciamo, questi lembi. Ok, a questo punto abbiamo il musino. Ok, per rifinirlo levo anche questo pezzettino qua. Allora, questo è il muso, poi si prendiamo il panettone. Allora, piatto di portata, poi qui abbiamo il panettone. Ok, allora metto sul fondo un po' di crema, così, solo perché faccia un po' aderenza, diciamo così, il pandoro e non cada mentre lo lavoriamo. Prendo la parte finale, quindi parto, diciamo, dal fondo, lo farcisco con questa fantastica crema che ha un profumo micidiale. Ok, e lo metto così. Perfetto. Poi parto con la seconda fetta. Seconda fetta la diciamo farcisco su ambo i lati, così da avere più crema. Ovviamente siete liberi di farcirlo da una parte sola o non farcirlo proprio, però ecco, diciamo, questo qui, a parte fare da collante, poi dopo è anche più buono, più goloso.
Ok, li inizio a mettere leggermente sfalsati in questo modo. Poi si parte con un altro. Ok, e metto anche questo sfalsato. Ora lo farcisco da qui, così che mi risulti più semplice lavorarlo. Prendo l'equivalente di questo che ho appena messo, diciamo dell'altra parte, uguale, grande uguale, così da avere, diciamo, la scala tutta fino in fondo. L'importante appunto è alternare i pezzettini qui, i pezzi di pandoro, perché facciano, diciamo, l'effetto delle spine che hanno sul manto, insomma. Ok, e anche questo si fa così. Vi consiglio di farlo direttamente nel piatto in cui lo servirete, perché dopo diventa praticamente impossibile spostarlo, muoverlo, movimentarlo in qualche modo. L'ultimo pezzo, diciamo così, è la base, diciamo, dove appoggerà il muso. Quindi io ho preso la parte, questa qui, quella iniziale, quella alta che non abbiamo tagliato, e l'ho usata come per concludere, diciamo così, come conclusione. Poi dopo ci metto il musino davanti. Anche questo semplicemente lo andiamo a ricoprire di crema anche davanti, perfetto, e lo posizioniamo così. Allora, mi sono avanzate due fette che mangeremo in altro modo. Ora, prima di proseguire oltre, voglio pulire il vassoio dagli eccessi di crema o sbavature varie che ci possono essere. Prendete uno Scottex pulito e rimuovete con quello tutto quello che non vi piace. Allora, questo è il panettone a forma di riccio, diciamo così. Allora, lo dobbiamo decorare, quindi come facciamo? Io farei così: mi do una spolveratina di cacao, dopodiché mi dà una spolveratina anche di zucchero a velo, appena, così per dargli, diciamo, l'effetto degli aculei. Poi qui sta un po' a voi giocare con gli effetti che gli volete dare. Ecco, secondo me questo, diciamo, è un po' più verosimile in qualche modo. Allora, ripulisco. Ok, allora a questo punto mettiamo gli occhini e nasino. Ecco fatto. Ora con i Mikado possiamo andare a fargli i baffoni in questo caso. Ok, ne metto due qui, bene, e due di qua. Ecco fatto, veramente molto molto bellino e molto simpatico. Non lo tocco, non lo voglio sciupare, questo lo porto in tavola così com'è, però recupero un pezzettino di panettone e assaggio così, diciamo, il mix. Vabbè, buonissimo. Fatelo, fatemi vedere anche le vostre foto, magari me le mandate anche su Instagram, se lo farete e come vi sarà venuto. Quindi buone feste a tutti, alla prossima ricetta.